qui è Francesco Monsanti che vi parla insieme al mio amico Simone Erminio, autore delle riprese, ed oggi diciamo esuliamo un po' dal contesto storico-artistico per presentare un'opera d'arte contemporanea che mi è stata commissionata in qualità di dilettante artista dalla Chiesa di San Miniato a Segna, una natività che, di cui avrete modo di vedere la presentazione all'interno della Chiesa di San Miniato. Vi invitiamo a seguire il nostro canale YouTube Simo 1987, le nostre pagine Instagram e Facebook. Non sapevo presentare l'opera, però tra qualche minuto Francesco. Francesco è un giovane storico dell'arte, che a cui piace molto, sta preparando per l'altro la tesi della magistrale, a cui piace molto dipingere, disegnare, soprattutto disegnare, perché quando si prende il disegno è alla base di ogni opera. Io ricordo una mostra di anni fa, ho collaborato insieme ad Alessandro Cetti ad Arezzo, l'abbiamo intitolata volutamente Vasari, disegnatore e pittore. Abbiamo proprio usato la parola disegnatore per questo. Io ho sentito un mozzetto quando l'ho visto, io l'ho visto in tutte le fasi, dall'inizio alla fine. Un mozzetto per un'opera più grande, più bella, più maestosa. Io lo definisco un disegno acquarellato, è un disegno dove Francesco ha usato sapientemente il colore. Segnare le loro creazioni a mano, e quindi è anche loro
tratta di una natività che io ho presentato oggi 8 dicembre 2021 per la chiesa di San Miniato a Signa, dove quest'opera resterà esposta permanentemente. Si tratta di un disegno acquerellato di grandi dimensioni che dialoga in maniera molto aperta con la bozzettistica del 6-700 e, come potete vedere, offre una visione del tutto diversa, diciamo, del tema della natività, che qui è particolarmente incentrato sulle figure umane dell'uomo e della donna. In particolare l'attenzione è rivolta non solo ai due alati che introducono la scena, ma anche, diciamo, al cuore centrale, che sono appunto le figure umane di Maria e di Giuseppe, che esprime, diciamo, un senso di protezione ma anche di dubbio. La figura di Maria invece vede la figura del bambino aggrappata totalmente al corpo della madre, questo perché diciamo vorrebbe esprimere una sorta di legame più profondo con la maternità. E gli alati invece dialogano liberamente col linguaggio barocco della chiesa di San Miniato a Signa, che ospita peraltro un importante organo del 1794, con figure analoghe che lo ornano in scultura. Cari amici, vi ringraziamo per l'attenzione e per aver seguito la presentazione di questa mia prima personale opera d'arte. Vi invitiamo a seguirci sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina Instagram. Grazie per l'attenzione, buona serata.